Ben ritrovati con l'appuntamento settimanale targata Ufficio Stampa Z Picerno con la nostra rubrica settimanale. Oggi siamo con il nostro centrocampista Francesco Pitarresi. Buongiorno Francesco. Buongiorno Rocco, buongiorno a tutti. Francesco, partiamo subito. Parliamo di un Picerno a forza 5, 5 come le vittorie consecutive, un Picerno che sta dimostrando il suo valore. Ti aspettai questa prova di forza sia tua che dei tuoi compagni? Ti dico di sì perché dall'inizio che conosco i compagni, conosci la squadra, abbiamo avuto qualche problema che col tempo abbiamo sistemato e abbiamo trovato sicuramente la quadra e stiamo facendo bene. Continuiamo ogni settimana a lavorare e speriamo di arrivare più lontano possibile con più punti possibili come stiamo facendo fino adesso, dai. Tu che hai accettato di proseguire il rapporto col Picerno, ti aspettavi appunto tutto questo, eri già consapevole di avere davanti a te un nuovo Picerno con nuovi grandi progetti. Sì, questo sì, assolutamente, perché cioè, all'inizio, dopo tra virgolette, tutto il caos che è successo, ci siamo un po' confrontati con Emanuele, con Esposito, e parlando un po' col direttore, ripartiamo e sapevamo di ripartire per qualcosa di importante e speriamo prima possibile arrivare ai nostri obiettivi, speriamo anche già da quest'anno, dai. È stata comunque una prova anche importante della società perché sono partiti con basi importanti come te, Esposito, quindi anche per voi è una responsabilità ancora più grande avere comunque una società che punta tanto su di voi nel costruire questo nuovo corso. Sì, quello sì, perché vabbè, ti rende anche felici di questo. Poi io ho 3 anni che sono qui, ma non è da tanti anni, quindi è normale che parti un po' dalla gente che si trova di più rispetto ad altri in un posto, in un luogo. Poi parlando col direttore, col presidente, all'inizio ti dico è stata un po' dura, però sapendo il progetto, sapendo cos'è Picerno per noi e il progetto che c'era, non potevi mai rinunciare e quindi ripartire anche con tante difficoltà, però poi alla fine spero che da quest'anno ci possiamo prendere qualche gioia, dai. Vabbè, domenica hai visto gli altri risultati, te li aspettavi così improvvisi, diciamo un po' Ti sorpresi? dico la verità, domenica no. Però come diciamo sempre, come dice sempre il mister, come anche il direttore, ce ne dobbiamo pensare solo a noi. Per adesso sappiamo che siamo una squadra importante, una squadra forte, quindi cercare di vincere le più partite possibile. Adesso siamo arrivati già a un buon traguardo, però ancora dobbiamo continuare a lavorare sugli errori che facciamo e pensare a noi. Poi se come domenica arriva qualche regalo dalle altre squadre, dalle altre partite, ben venga. Un Picerno da grandi sprint, lo hanno citato anche i giornali, sarà un finale di stagione, penso anche voi siete consapevoli da giocare a mille. Cosa vi ha detto Mister Palo alla ripresa degli allenamenti? E vabbè, sempre le stesse cose, cioè andiamo sempre a lavorare sugli errori che facciamo, andiamo sempre a migliorarci e dare sempre qualcosina in più che sappiamo i primi nei giocatori, poi società e mister ci aiutano sempre a dare il meglio, sappiamo che dobbiamo dare qualcosina in più per questo fine di stagione, dato che si è aperto questo campionato e abbiamo una grande possibilità, quindi la dobbiamo mettere tutta per finire nei migliori modi possibili. La stagione, è vero. I giornali hanno elogiato anche il tecnico Palo su questo nuovo modulo che vi ha un po' fatto indossare. Quindi possiamo dire un Picerno che man mano sta entrando un po' neanche nei meccanismi di gioco voluti da Mister Palo. Come vi state trovando? E la mia domanda è se questo nuovo modo di giocare vi esalta maggiormente sulla parte sia difensiva ma soprattutto offensiva. Sì, come hai detto tu, soprattutto sulla fase offensiva, il mister è stato bravo a capire i nostri punti di forza che abbiamo nella squadra e quindi mettere alcuni giocatori nella posizione ideale e quindi sfruttare soprattutto la maggior parte dei giocatori nel ruolo, diciamo, più giusto per cercare di essere una squadra super offensiva. E poi vabbè, anche dietro siamo un'ottima squadra. Ora abbiamo trovato una quadra, sia anche domenica non abbiamo subito gol e quindi ci stiamo mettendo un po' a conoscere tutti e stiamo mettendo a migliorare tutti insieme con l'aiuto del mister che ci dà delle indicazioni, cerchiamo di seguirlo. Passiamo
passiamo a te, alla terza stagione con la maglia rosso-blu. Quest'anno il tuo partner, a volte Dungeon, ma soprattutto Dettori, prima avversari, ora compagni di avventura, come vi state trovando insieme? No, vabbè, abbastanza bene, oltre a essere bravissimi ragazzi. Ciccio lo conoscevo già l'anno scorso perché è giocato contro, ma Ciccio è giocatore di altre categorie, ci ha dato una grande mano, dà una grande mano sempre a tutti perché ha tanta esperienza. Massimo non lo conoscevo, è bravissimo ragazzo e anche si sta dimostrando di essere un ottimo giocatore con tanta qualità, quindi ci troviamo bene. Alla fine chi gioca meno non fa niente, l'importante è che cerchiamo di dare sempre il massimo la domenica, ogni tanto ci andiamo cambiando, dai. Eri squalificato domenica contro il Sorrento, però sei partito con la squadra in tribuna a sostenere i tuoi compagni, vittoria importantissima in trasferta, ma un effetto importante, l'ha citato anche Esposito, quella tribuna di 2 anni fa che viene riempita da più di 400 tifosi del Picerno. Che effetto ti ha fatto? Un bel guarda effetto. La vuota. Vabbè, adesso sì, vabbè, è tutta l'annata che è così, anche qui tornare a casa a Picerno, ma senza i nostri tifosi, senza i picernesi, non è la stessa cosa di 2 anni fa. Però come anche Picerno, a Sorrento abbiamo ritrovato grandi emozioni, poi anche domenica una grande vittoria, un gran segnale, come 2 anni fa forse, che noi abbiamo vinto una partita sofferta e le altre squadre hanno perso. Quindi può essere quello là un segnale. Un déjà vu, possiamo parlare. Lei ha citato poc'anzi il rientro a Curcio, come vi state trovando? Come lo sentite il manto erboso man mano che ci state giocando? No, il presidente ha fatto qualcosa di importante, ha messo su un grande stadio e il terreno è una delle ultime generazioni, quindi abbiamo avuto qualche difficoltà le prime settimane ad allenarci perché cambia tanto anche i movimenti col pallone, cambia tanto, però adesso che già va 2 o 3 settimane che andiamo sopra ad allenarci va molto meglio. Diciamo che la gara che è stata rinviata a causa Covid, da una parte è vero che era forse molto molto meglio giocare, però da un lato vi ha permesso anche un po' di medesimarvi piano piano in questo nuovo terreno di gioco, allenarci ancora di più e sfruttare un'altra settimana per abituarci al nuovo campo, per essere pronti alla prossima sfida, perché la prossima sfida è un big match del girone H di Serie D contro il Casarano. Avete seguito avete visto gli highlights della gara del Casarano, ha perso in casa contro il Lavello. È comunque una squadra molto importante con giocatori forti da non sottovalutare. Sì, vabbè, è un'ottima squadra, una squadra attrezzata dall'inizio per cercare di vincere il campionato. Adesso starà vivendo un momento forse viene da 3 sconfitte di fila, però sappiamo che andiamo a affrontare una grande squadra. Però come diciamo sempre dobbiamo pensare solo a noi, perché abbiamo capito che siamo una squadra importante e se noi facciamo, non ti dico il 100%, ma arrivare all'80-90% ogni domenica è difficile che gli altri ci mettano sotto. Quindi pensiamo a noi e domenica sappiamo che affrontiamo una grande squadra. Però ultime 2 battute, la prima con Mister Palo in conferenza stampa a Sorrento, ha risposto ai giornalisti locali come di non guardare agli altri risultati, dal Casarano in poi facciamo la nostra partita e vinciamola, perché ora dobbiamo vincere, tutte sono finali. Sì, vabbè, quello è normale perché siamo sotto, come ce ne vediamo dalla sconfitta di Cerignola se non sbaglio, poi abbiamo fatto 5 vittorie di fila. Sì. Quindi abbiamo pensato a noi e piano piano ti arrivano dei risultati anche a favore delle altre squadre, ma se tu pensi che noi domenica per domenica pensi ogni partita e cerchi di portare tutti i 3 punti a casa, già questa è tanta roba, perché dobbiamo pensare prima di tutto a noi, poi se gli altri come domenica ti fanno un regalo sempre bene. E poi ora ultimamente sono pochi punti che ci staccano dal Taranto, quindi speriamo prima possibile acciuffarli e passare noi avanti. Però pensiamo sempre a noi. Prossima sfida appunto al Curcio, possiamo considerare un nuovo debutto allora, quanti pensieri avrai domenica?
Un debutto sì, vabbè, per noi che siamo rimasti da, cioè almeno personalmente 2 anni che sto qua, ho visto 2 anni fa quando sono arrivato in un altro stadio, sono tante saranno le emozioni domenica, ma già anche ti dico allenarti, vedi qualcosa di diverso, beh, vedi lo stadio nuovo, il terreno nuovo, però significa anche tanto, secondo me ci darà una grande mano anche giocare a casa. Perché con i picernesi più vicini, anche tra virgolette, che non possono venire allo stadio, però già ti senti a casa perché sei dentro il tuo paese e della tua squadra. Vero. Ciccio, grazie per questa bella chiacchierata. Possiamo dire a testa al prossimo match contro il Casarano. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi auguriamo una buona giornata a tutti. Grazie a te, buona giornata a tutti.